Io ci tengo a sottolineare l'importanza di avere ovviamente sul disco C i programmi Premiere, in questo caso i vostri progetti, che i progetti in realtà non sono, non è solo il progetto in se stesso, sono anche le cartelle dei file di preview, di autosalvataggio, video preview, i file di cache, cioè stiamo parlando motion graphic, stiamo parlando di parecchi e parecchio materiale. Addirittura io ho messo disco C NVMe, lo stesso dove ho i progetti, sempre un disco NVMe che sono velocissimi. Poi però l'importanza più grande la do al materiale di importazione, che certamente sarà posizionato in un altro disco, e il materiale di esportazione, nel mio caso import e output. Questo è importante perché quando il software di editing va a fare la lettura e poi la scrittura, fase di renderizzazione, praticamente non deve leggere e scrivere nello stesso disco, ma esegue le operazioni in due dischi. Questo metodo qua l'avevo letto tanti anni fa ancora sui vari tutorial in internet e sono convinto che ha la sua importanza.